Facciamo un esercizio dove possiamo applicare il primo teorema di Euclide. Abbiamo le due proiezioni dei cateti sull'ipotenusa. Ci viene chiesto di ricavare il perimetro di questo triangolo rettangolo e scriviamo la relazione del primo teorema di Euclide. Il quadrato costruito sul cateto equivale a dire prendiamo il valore numerico del cateto e lo eleviamo alla seconda. Eccolo qua. Non dobbiamo fare poi altro che moltiplicare la proiezione per tutta l'ipotenusa. Applichiamo lo stesso teorema anche per il cateto AB. In questo nuovo esercizio abbiamo a disposizione tutta l'ipotenusa e solo una proiezione. Applichiamo di nuovo il primo teorema di Euclide. Il cateto in oggetto è il cateto BC. In questo terzo esercizio vediamo come funziona il teorema di Pitagora, che è più famoso e quindi ci sarà più velocità nell'esecuzione. Ricordiamoci che dire il quadrato costruito equivale a dire prendiamo il valore numerico e lo eleviamo al quadrato. Ecco un esercizio dove applicheremo il secondo teorema di Euclide.
Vediamo adesso alcuni esercizi riportati dal testo. Nel primo abbiamo un triangolo rettangolo, il cateto e la sua proiezione sull'ipotenusa, più o meno come quelli precedenti. In questo secondo esercizio abbiamo il cateto e l'ipotenusa. Ci viene richiesto di determinare l'altezza relativa all'ipotenusa. Scriviamo l'espressione del primo teorema di Euclide. E ricaviamo HB. Scriviamo adesso l'espressione del secondo teorema di Euclide. L'altezza relativa all'ipotenusa è il prodotto tra le proiezioni. Questa va al quadrato, le proiezioni si moltiplicano tra di loro.